certo. Ehi, hey, hai fatto come mi hai detto. Cosa? Gli ho concesso un paio d'ore. Ah sì? Orizzonte perduto? Che ne pensi? Beh, molto meglio dei fumetti. Ah sì, di sicuro. Dimmi, Bobby, vuoi guadagnare un dollaro a settimana? E me lo domandi? Il fatto è che i miei occhi cominciano a fare ciriche. Se ti va di leggermi il Harwick Journal ogni giorno, cioè prima pagina, sport, fumetti, avvisi economici, io ti do il famoso dollaro. Che ne dici? E che altro? Come sarebbe? Ci deve essere anche qualcos'altro da fare. Già, infatti. Cioè, qual è il vero lavoro? Voglio che tu tenga gli occhi aperti, tutto qui. Per cosa? Gente bassa. Gente bassa? Sì, esatto, Bobby. Io uso il termine bassa in senso dickensiano, per dire pericolosa. Persone senza scrupoli che non si fermano davanti a niente per ottenere quello che vogliono. Il tuo vero lavoro consisterà soltanto nel passeggiare per il quartiere. E se li vedi o trovi indizi della loro presenza, mi avverti immediatamente, ok? Ok. E perché mai ti stanno alle calcagna? C'è una cosa che per caso possiedo. Non ti dico altro. E quelli che aria hanno? Portano abiti e cappelli scuri. Hanno un'aria anonima. Ma li puoi riconoscere dalle macchine che guidano. Macchine molto vistose. Quando si muovono in branchi, come animali che circondano la preda. E proiettano delle ombre lunghe. Ah, che mondo. Ma non sono poliziotti, vero? O agenti segreti? Mi stai chiedendo se sono un malfattore, una spia comunista? Lo confesso, non ho pagato svariate multe. Se esistesse una polizia bibliotecaria, io sarei fra i primi 10 ricercati, ma no, non ho mai rapinato una banca o sottratto segreti militari. E allora chi sono? Sono sicari, gorilla, chiamali come ti pare. Segugi instancabili se inseguono qualcosa. Come quel qualcosa che hai tu? Esattamente.